Toscana e dintorni con Francesco Ragghianti. Buongiorno e ben ritrovati, buon venerdì un po' uggioso di questo 4 ottobre 2013 da Andrea Secci e da il nostro personal chef Francesco Ragghianti. Buongiorno Fra. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Il tempo si fa un po' così e sei già andato per funghi? Ma non ancora. È presto, qua in radio cominciano già a parlare, si va, non si va, aspettiamo 2 giorni, 3 giorni, quando io lo so che i fungaioli che ci stanno ascoltando hanno già fatto scorpacciate di porcini a destra manca, perché lo sapete, l'Appennino tosco-emiliano, insomma, è ricco di funghi. Vabbè, salutiamo anche i nostri tutti amici fungaioli che ci stanno ascoltando. Ma lo sapete, noi il venerdì a quest'ora vi diamo una ricetta gustosa da preparare a casa vostra, come la farebbe il nostro personal chef, ovvero Francesco Ragghianti, che ve lo ricordo, è uno chef che viene, se volete, a casa vostra, fa la spesa, cucina, poi pulisce, ve la serve chiaramente mentre voi mangiate e poi va via. Lo potete avere comodamente a casa vostra, faccio tipo televendita. Sì. Volete avere Francesco Ragghianti a casa vostra? Andate su www.emozioneacolori.it, dove troverete il post che vi stiamo per illustrare e anche tutte le coordinate per mettervi in contatto con lui. Vediamo qual è il piatto di oggi. Allora, oggi parliamo dei testaroli al pesto, okay, che è un tipico piatto. Quindi della Lugiana. Andiamo al confine tra la Toscana e la Liguria, sì, perché il pesto è un tipico prodotto ligure, il testarolo è un tipico prodotto della Lunigiana. Lo sapete, la Lunigiana è quella striscia di terra a cavallo tra, in realtà, 3 regioni, perché c'è la Toscana, la Liguria e l'Emilia. L'Emilia Romagna, sì. Vabbè, andiamo, dai, volevo fare un po' di il dotto. Allora, ovviamente, diciamo, la storia dei testaroli non ve la sto raccontando, che la trovate tranquillamente sul emozioneacolori.it, e trovate anche la storia. Vediamo gli ingredienti. Partiamo con gli ingredienti. Facciamo 600 g di farina, 2 mazzetti di basilico, 1 manciata di pinoli, 1 spicchio d'aglio, 2 cucchiai di grana grattugiato, 1 cucchiaio di pecorino grattugiato, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale fino e grosso quanto basta. Ripeto io, allora 600 g di farina, 2 mazzetti di basilico, 1 manciata di pinoli, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiai di grana grattugiato, 1 cucchiaio di pecorino grattugiato, olio extravergine d'oliva quanto basta, sale fino e grosso quanto basta. Vediamo la preparazione. Per la preparazione passiamo prima alla preparazione del pesto. Allora, in un mortaio di marmo, se non ce l'avete, anche un mixer, schiacciate 1 manciatina di sale grosso, il basilico è lavato e spezzato grossolanamente, l'aglio sbucciato e i pinoli. Sì. Unite a poco poi l'olio d'oliva extravergine, okay, creando una salsa omogenea, diciamo, certo, la famosa salsina. Esatto, la densità quella la decidete voi, andate su una media di 6 cucchiai d'olio, ci stiamo. Ok. E poi mettete il pesto e aggiungete poi ovviamente i 2 formaggi grattugiati, che è il pecorino toscano. Pecorino toscano, mi raccomando. O anche quello ligure, se vi piace. Ah, esiste? Non lo so. L'ho detto apposta, l'ho detto apposta. Se c'è, metteteci quello che vi pare. Ci sarà sicuramente, guarda, non lo so. Se avete da dire qualcosa del contrario, insomma, scriveteci al 338-6360-114, il numero SMS è sempre attivo di Radio Nostalgia. E il grana grattugiato, che ovviamente anche questo qui, diciamo, Non può mancare. Per fare testaroli. Qua diventa un po' più complesso, eh? Qua altro che, cioè, vi dico già, se volete capire come si fanno i testaroli andate ora su emozioneacolori.it, perché ve lo spiegheremo talmente velocemente che capiremo in poco anche noi. Andiamo. Allora, con la farina mettete una farina in una ciotola, ci mettete poi una presa di sale, acqua fredda a sufficienza e realizzate una pastella molto densa, facendo attenzione che non si formino grumi. Certo. Poi questa pastella ovviamente va resa molto liquida, perché diciamo il testarolo è fatto, diciamo, su dei testi, sì, che sono delle, in poche parole, non delle proprie vere pentole, ma sono delle placche di metallo con un bastone molto lungo, esatto, per non bruciarsi poi. Esatto, viene messo, diciamo, questo impasto molto liquido su questi testi, quell'altro viene appoggiato sopra, messo su una brace o su fuoco bello attivo. E poi ovviamente viene girato. Bisogna girarlo, chiaramente. Pochi secondi poi, sì, alla fine. Sì, pochi in realtà, secondi. Una decina, quindicina di secondi a lato. Sì, perché essendo molto liquido, diciamo, evapora subito, cioè, l'acqua. Più o meno il funzionamento è quello della crepe, con la differenza, esatto, che viene fatto con, esatto, una pressa da una parte e dall'altra. Esatto. Ok.
Fatti questi testaroli, vengono messi da parte. Certo, li facciamo raffreddare quindi. E ovviamente li facciamo raffreddare. E intanto prepariamo una bella pentola con l'acqua. Mm-hmm. Quando arriva a bollore ci mettiamo ovviamente il sale. Ci mettiamo i testaroli tagliati a quadrettini, a triangoli, come cavolo vi pare a voi. E poi quando sono cotti, diciamo con una schiumarola, vengono levati e messi da parte. Perfetto. E ovviamente vengono poi conditi con il pesto che avete fatto. Il pesto, mi raccomando, il pesto deve essere una cosa fatta bene. Ve lo dico da toscano che vive in Liguria: il pesto deve essere buono. Se il pesto non è buono, i testaroli lo saranno di conseguenza. Una ciofeca. Quindi mettete il tutto in una terrina e cospargete tutto con il pecorino che vi è avanzato e con il grana che vi è avanzato. Ve lo gustate, che è un ottimo piatto. Poi, se non siete in grado di farlo, tipo io non sono in grado, chiamate Francesco Radiante che viene a casa vostra e, se volete, vi prepara questo piatto. Vi ricordo che le coordinate per mettervi in contatto con noi, sono con Francesco, le trovate su emozionacolori.it all'interno della categoria cucina toscana e dintorni. Hai da dire? Ah, sì, scusate, sono in coma oggi. Ah, che vino ci abbiniamo? Visto che siamo in zona, io andrei su un vermentino dei Colli di Luni. Quindi un bel vermentino dei Colli di Luni e chiudiamo. Buon appetito. Ci sentiamo venerdì prossimo, solita ora, solita radio. E solito canale. Buon weekend, Fra. Buon weekend anche a te e a tutti quanti, ciao. Radio Nostalgia vi ha presentato Cucina Toscana e dintorni. Appuntamento fra 7 giorni.